Eccomi nella seconda parte dell'orto. Qua, essendo che i bancali erano totalmente fuori misura, ma come vi ho già spiegato in altri contesti, è perché volevo dare la forma dell'anca, quindi intenzionalmente sono andata fuori misura sapendo che sarebbe stato poi più complicato. Quindi ho messo zucche varie in mezzo, in modo che insieme ai pomodori, che piantini che mi hanno dato da gente che li fa in casa, oppure ho messo dei semi della zucca di Halloween, speriamo che le lumache me la lasciano. C'è anche qualche cetriolo, le insalate le ho già raccolte, radicchi finiti, come due piante di cetriolo e pomodori prostrati. Dato che non sono pigra perché non sto mai ferma, ma non mi piace tanto, ho provato a mettere qualche cannetta, sì. Poi dopo un po' mi annoio, avrei dovuto tagliarle, non ci avevo tempo. Li lascio prostrati e vedo come funzionano. Tanto con la pacematura non marciscono, quindi il pomodoro si adatta, come vedete, va giù e poi si tira su. Quindi qua da Catalogna l'ho già raccolto stamattina, ho lasciato ancora un po'. Cetriolo, Artemisia Coca-Cola, gli ultimi carciofi, la zucca che si espande. Adesso ho fatto pacciamato un po'. Dovrei togliere, c'è tanto farinello che in questo qua adesso non lo mangio. Però lo lascio lì per l'ombra in questo momento, mi fa da ombra, un po' lo gestisco, qua lascio andare il radicchio a seme, sì, è un po' impegnativo, ma io mi trovo bene, per cui mi gestisco. Insomma, e qua invece abbiamo il mais, insieme zucchine trombetta, qualche pianta di pomodoro e tanto amaranto, che è una buona consociazione col pomodoro, in questo momento mi sta ombreggiando per di più. E cipolle le ho già raccolte, idem per qua. Devo sempre fare attenzione a pestare le zucche perché zucche e zucchini si espandono. Insomma,